Parte ufficialmente il progetto della franchigia calcistica Ravenna. Virtus, Lido Adriano, Compagnia dell'Albero, Polisportiva Fornace Zarattini e Caral Mattei hanno presentato oggi la franchigia Ravenna Football, a cui si uniranno il prima possibile i Coyotes e Portofuori. 650 famiglie vedranno così i propri figli, a partire dalla categoria esordienti, seguire un percorso comune di crescita non solo calcistica. Dalle note liete, tuttavia, alle note negative, il passo è breve. Non si placano infatti le polemiche con le società che non hanno deciso di sposare il progetto e che hanno rivolto alla franchigia accuse di voler sottrarre i bambini alle squadre non aderenti all'iniziativa. Accuse respinte al mittente, ma che rendono movimentata l'atmosfera intorno al settore giovanile calcistico di Ravenna. Siamo di fronte alla proposta di un modello organizzativo innovativo per il calcio. Quindi dovremo anche noi vedere step by step se questo modello che abbiamo proposto e che tutti insieme alle società che lei ha appena detto saranno in grado di riuscire a implementarlo, ma ne siamo sicuri. Allora, ci sono ovviamente due piani. Le società mantengono la loro identità, la loro progettualità, il loro operare nei loro contesti sociali. Ogni società rimane a fare un'operazione di offerta nello sport giovanile, nel sociale, rispetto ai propri distretti di riferimento, come sempre. Poi queste società hanno deciso di mettere insieme per cooperare, condividere un percorso e prendere decisioni insieme per trovare un filo conduttore per fare due cose principalmente, due cose che sono concettualmente poi separate. Condividere degli strumenti, dei percorsi per permettere insieme di valorizzare e selezionare i ragazzi che hanno dei talenti nel territorio per poter poi strutturare ad hoc un percorso che li porti possibilmente a giocare nella prima squadra della città, Ravenna Sport 2019, come ci è stato chiesto, come è stato chiesto a Virtus Ravenna di fare. Queste società coopereranno per questo. Secondo aspetto, coopereranno per cercare insieme di mettere in sinergia le esperienze di tanti anni di operatività nel sociale per migliorare tutti insieme la proposta formativa che fino ad oggi abbiamo fatto alle famiglie. Noi non diciamo che l'abbiamo fatta bene o l'abbiamo fatta male, abbiamo fatto una proposta, cercheremo singolarmente di migliorarla e vogliamo metterci assieme con delle modalità più standardizzate per cercare di riuscire ad arrivare a questo risultato. C'è un po' di polemica fra le varie società giovanili di Ravenna, soprattutto con quelle che per ora non hanno aderito al progetto. Si arriverà mai un giorno ad avere un'unica franchigia per tutta la città di Ravenna e limitrofi? Ma guardi, le dico molto serenamente, allora, la franchigia rappresenta un progetto che si fonda su dei principi ben precisi. Alcune società li hanno condivisi, si sono confrontati e hanno deciso di portare avanti insieme un progetto unitario. Non è detto che questi presupposti siano condivisibili da tutte le società. Allora ci saranno società che stanno facendo un altro percorso, legittimo, giusto, forse anche meglio di quello che le singole società che si ritrovano oggi nella franchigia stanno concependo. Quindi c'è libertà a tutte le società di decidere di fare, di rispettare le proprie identità, di fare i propri percorsi. Sicuramente la franchigia è aperta a tutti, perché Virtus Ravenna nella sua proposta fino a ieri ha contattato tutte le società o la maggior parte delle società del territorio ravennese, spiegando da più di 12 mesi a partire da oggi, andando indietro nel tempo, il progetto com'era. Alcune società legittimamente hanno deciso di partecipare, altre società di non confrontarsi, altre società addirittura neanche di incontrarci, ma ripeto, è legittimo. Ha fatto una dura reprimenda in conferenza stampa: meno conflitti fra le società sportive, meno ipocrisia e meno genitori procuratori. L'idea che si voglia vendere il settore giovanile, l'attività per i ragazzi, non come la crescita dei bambini e dei ragazzi, ma troppo spesso la si voglia vendere come la formazione di un futuro campione, non fa bene al calcio. Troppo spesso si creano delle illusioni e c'è qualche genitore di troppo che cade nell'idea
e diventi procuratore del proprio ragazzo. Bisogna che in certe situazioni ognuno recuperi il proprio ruolo. Mi preme della mia riprimenda, così come l'hai chiamata, mi preme sottolineare il fatto, ho sottolineato come tutti quelli molto spesso che lavorano nel calcio giovanile, soprattutto a Ravenna, lavorano principalmente con uno spirito di volontariato e fanno un servizio molto importante al sociale. Non voglio distinguere buoni e cattivi, spero che andando avanti, oggi è nata la franchigia, col tempo, con i dovuti tempi, perché c'è chi certe cose le matura subito, chi vuole un po' più di tempo, si possono trovare dei momenti di condivisione, si possa riunire e trovare dei punti di confronto che abbraccino tutto il mondo giovanile locale del nostro territorio, cercando e creando quegli anticorpi che tengano distanti quelle dubbie figure che troppo spesso frequentano il calcio in modo, vorrei dire, non trasparente, che qualche volta vendono un po' troppo illusione, insomma. Federico Lega per Ravenna Web TV.